Al Parco Verde di Caivano arriverà la compagnia dei carabinieri. L'attuale tenenza cittadina, che si trova a poca distanza dalla parrocchia di Don Maurizio Patriscillo, sarà ampliata. Lo ha confermato al sacerdote il ministro dell'interno Lamorgese questa mattina a Napoli. Don Maurizio, al suo primo giorno di scorta, si è detto felice della notizia, anche se triste per l'assegnazione di nuovi angeli custodi. Non so se potrò continuare normalmente il mio apostolato. È una situazione nuova e strana, ha spiegato al ministro e al presidente della regione Campania. No, paura no, non ne ho mai avuto, non ne ho neanche adesso. Io sono un prete, sono nelle mani di Dio, so che quello che il Signore vuole, quello farà. E con la scorta qualche cosa è cambiato, logicamente oggi è stato il primo giorno di scuola e come sempre, come succede ai bambini, anch'io sono rimasto un poco stralunato, insomma la cosa mi ha presa alla sprovvista. Don Patriscillo ha ribadito al governo e alla regione che i problemi del Parco Verde sono gli stessi da 200 anni. Basta poco per risolverli, qualche vigile in più e telecamere efficienti nell'aria. Vedo anche questo momento della mia vita come una vocazione nella vocazione. È una vocazione. Ci saranno giorni meno liberi dove sarò accompagnato da due fratelli che mi aiuteranno. Ringrazio le istituzioni, ringrazio i fratelli, i miei angeli custodi e chiedo preghiera a tutti quanti voi che mi state ascoltando. Aiutatemi e preghiamo insieme, il Signore ci aiuterà. Sia la bomba contro la chiesa di Don Maurizio Patriscillo lo scorso 7 marzo, sia le minacce contro Biagio Chiariello, comandante della Polizia Municipale di Arzano, farebbero parte di una strategia criminale escogitata da uno dei due clan in lotta nel napoletano, nel tentativo di far ricadere la colpa sui rivali. Lo hanno svelato alcune intercettazioni che poi hanno portato alla scorta per il sacerdote.